si è aperto il sipario sulla 59esima edizione del Carnevale Montese edizione 2018. Frutto di un frenetico lavoro da parte dei ragazzi e degli organizzatori, tre sono stati i carri allegorici che hanno sfilato per le vie principali di Montescaglioso. Ad aprire la sfilata, un carro dedicato ai più piccoli, che ha visto la partecipazione di un'associazione di Matera che ha animato le strade con un gruppo mascherato. Il secondo carro ha rappresentato la fiaba sempreverde di Pinocchio, con le figure di Mangiafuoco, Papà Geppetto e la Fatina. Il tema del terzo carro è dedicato all'ambiente, con gli animali che si ribellano al continuo attacco dell'uomo alla natura. Sul terzo carro allegorico si erge un enorme grillo, con ai suoi piedi un giaguaro pronto all'attacco. Organizzato dalla Proloco di Montescaglioso con il patrocinio del Comune, il Carnevale Montese si svolge in tre giornate, riuscendo sempre ad essere un evento che richiama gente proveniente dai paesi vicini e da Matera, da dove i ragazzi sono partiti e rientrati grazie a corse speciali degli autobus messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Un plauso va agli animatori e ai DJ che hanno fatto ballare centinaia di giovani per le vie cittadine. Importante l'impegno del vice sindaco Rocco Liva, che insieme al presidente della Proloco Claudio Lapenta sono instancabili organizzatori anche di questa edizione, che in Basilicata è tra le più antiche. Con il carnevale possiamo dire che Montescaglioso c'è, la provincia di Matera c'è, la Basilicata c'è tutta, guardando anche alla vicina Puglia forse. Beh, sicuramente Montescaglioso dimostra la sua presenza ancora una volta e la perseveranza nel riuscire a fare le cose. Naturalmente guardiamo sia alla Basilicata tutta, ma soprattutto a Matera 2019, perché Matera 2019 non deve essere un qualcosa relegato solo a Matera, ma deve far tesoro della sua provincia, perché ci sono tante cose in cui forse la provincia può dare quello sforzo in più a far crescere tutta la Basilicata. Non dimentichiamoci di questi paesi e dei tanti paesi della nostra provincia di Matera che sanno e vogliono fare di più, e magari con l'aiuto e sfruttando questa grande occasione di Matera 2019 ci potremo riuscire. Grandi tradizioni coinvolgendo, lo diceva prima, i più piccoli, sono loro che devono essere i messaggeri. Beh, i più piccoli sono sicuramente i messaggeri del domani, non trascurando naturalmente chi ha più esperienza di loro nel tramandare le tradizioni. Però vedere in questi ragazzi, io li ho visti ragazzini praticamente, e li ho visti in questi giorni di preparazione, addirittura tornare da scuola, mangiare, dedicarsi interamente alla realizzazione dei carri, è un qualcosa che ci fa onore e che sicuramente ci mette in una posizione di dire: avremo anche un domani, avremo un futuro nel nostro carnevale. Saranno loro i cartapeste di domani. Quest'anno per il 2018 tre date, ce ne attendiamo di più per il prossimo anno? Beh, il prossimo anno sarà un compleanno d'onore, sarà il 60° anno del Carnevale Montese. Naturalmente, come ho detto prima, in tutto si può migliorare. Sicuramente ci saranno delle grosse sorprese e c'è un dialogo già aperto sia con le associazioni della cartapesta, ma che allargheremo al più presto a tutti, perché stiamo già parlando di quello che sarà il 2019, che sicuramente sarà un grande appuntamento. Ora ci godiamo queste altre due date, ma poi vedremo con particolare attenzione e cureremo nei particolari quella che sarà l'edizione 2019, che culminerà nel 3-5 marzo 2019. 59esima edizione del Carnevale qui a Montescaglioso, con un ruolo da protagonista della Proloco. Certo, la Proloco anche negli anni passati, però quest'anno grazie all'amministrazione che ha creduto nella Proloco ci ha dato l'incarico di organizzare, ci ha affidato i fondi FESR che arrivano dalla Regione Basilicata, ha creduto nella Proloco come soggetto organizzatore della 59esima edizione del Carnevale Montese. Anche se la Proloco, come ben sapete, fa parte della rete dei carnevali, e la Proloco di Montescaglioso c'ha la vicepresidenza, di cui Rocco Deligio. E come presidente non posso essere che orgoglioso di questa fiducia che l'amministrazione ci ha dato. E penso che i risultati si vedono, sono sotto gli occhi di tutti.
si replica domenica 11 febbraio in Piazza Roma, dove ci saranno spettacoli e animazioni per i più piccoli, con la Smile Animation e con gli artisti del Circo di Monte Carlo a partire dalle ore 11. Alle ore 18 partirà la sfilata dei carri allegorici per le vie della città, con l'arrivo in Viale Kennedy alle ore 22, dove si esibirà Paolo Noyes di Radio 105. La giornata conclusiva della 59esima edizione del Carnevale Montese sarà martedì 13 febbraio, con il Carnevalone Montese che dal mattino presto, con i suoi campanacci, sveglierà la città, portando in scena un carnevale unico con personaggi e simboli della cultura agropastorale. In serata la sfilata dei carri allegorici che arriverà in Piazza Roma, dove Marvin e Andrea Prezioso faranno ballare migliaia di giovani.